Buongiorno. Bonjour. Buenos dias. Good morning. Gran mattino. Il buongiorno di Studio 95. Gran mattino. È arrivato il momento di presentare i nostri ospiti nella nostra trasmissione del Gran Mattino. Ci sarà ai nostri microfoni la dottoressa Alessia Zarà, vicepresidente ADSPEN FIDAS Merito Porto Salvo, e la dottoressa, l'avvocato Annunziatina Floccheri, consigliere ADSPEN. E poi nel corso della nostra programmazione ci raggiungerà il dottore Santo Ceravolo, consigliere della sezione ADSPEN di Merito Porto Salvo. Ecco, buongiorno. Ecco, e oggi ci sarà appunto un evento molto importante che avrà come tema fondamentale appunto il sangue e vita, donare per guarire, un gesto consapevole. Ecco, parliamo per quanto riguarda la donazione. La donazione, sì, assolutamente, questo è un convegno molto importante per la nostra sezione, il primo convegno che è stato organizzato, e la tematica segue quelli che sono appunto gli scopi e le finalità della sezione ADSPEN di Melito. Noi ormai da un anno siamo attivi con le donazioni, ogni 3 mesi c'è infatti l'uscita dell'autoemoteca, come viene detto appunto in gergo, su Melito, che permette quindi a volontari di donare il sangue direttamente su Melito, quindi sia cittadini appunto melitesi, ma anche delle frazioni appunto vicine, dei paesi vicini. E questo è molto importante perché accorcia appunto le distanze sul Reggio e facilita e stimola ancora di più. Ecco, per quanto riguarda la diffusione della cultura della donazione, quanto è importante anche per aumentare la consapevolezza nelle persone? Infatti la finalità e lo scopo è proprio quello, perché ancora ad oggi diciamo che le conoscenze, o comunque ci sono ancora un po' di perplessità sulla donazione del sangue, un po' alle volte anche di paura e di poca consapevolezza, però il sangue appunto è necessario in diversi reparti, è necessario sia per trasfusione a pazienti ematologici, ma anche in chirurgia, in una situazione d'urgenza. Quindi è necessario far capire quanto la donazione del sangue sia importante e quanto sia assolutamente necessaria. È come se fosse un dovere civico che tutti quanti dovremmo avere, quindi dobbiamo informare e sensibilizzare il più possibile, soprattutto la fascia anche dei giovani. Ecco, sensibilizzare, questa è una parola molto importante che va a diffondere la cultura, ecco, della donazione, e coinvolgere il più possibile ad avvicinarsi a questo mondo che a volte c'è un po' di perplessità ancora, o comunque forse appunto poca informazione su come avviene una donazione del sangue, di quanto semplice sia farlo. È un prelievo, anzi è anche un momento di routine per il donatore stesso, perché comunque vengono consegnate anche i risultati delle analisi, quindi anche un modo per controllare la propria salute. E quindi è molto semplice farlo e informare di quanto appunto, mi ripeto, semplice sia e quanto importante però allo stesso tempo è, allora assolutamente dobbiamo continuare a farlo e continuare appunto con questi incontri. Quindi questa è una della mission che porta avanti l'ADSPEN Merito Porto Salvo. Assolutamente sì, finora l'abbiamo fatto con diversi eventi. Oggi sarà appunto con il primo convegno che darà appunto il via a tutta una serie di incontri che abbiamo intenzione di fare. Buongiorno. Bonjour. Buenos dias. Good morning. Gran mattino. Il buongiorno di Studio 95. Gran mattino. Gran mattino. Ed era Rap con Arcobaleni. Ritorniamo in studio. Prima parlavamo con il vicepresidente ADSPEN Merito Porto Salvo, la dottoressa Alessia Zarà, di donazione. Ecco, un appuntamento molto importante che sarà ampiamente discusso questo pomeriggio. Sicuramente questo è uno anche degli obiettivi che l'associazione porta avanti da moltissimi anni. Sì, diciamo che noi abbiamo aperto la sezione l'anno scorso, quindi ormai siamo attivi da un anno e mezzo su Merito, e abbiamo fatto appunto diversi incontri, diversi eventi, e continueremo a farli, perché l'informazione è, diciamo, la cosa essenziale per portare appunto più persone a donare il sangue.
quindi continueremo assolutamente a farlo. Ecco, prima parlavamo anche di quello che è stato l'ADSPEM. Cerchiamo di metterlo proprio, di informare, ecco, chi ci sta ascoltando in questo momento dei vari successi che nel corso degli anni ha avuto. Quindi insieme a noi la dottoressa, l'avvocato Annunziatina Floccari, che è la consigliere ADSPEM Emerito Porto Salvo. Sì, buongiorno a tutti. Diciamo che come sezione di merito siamo operativi da un anno e mezzo, però mi sia consentito dire che le iniziative sono state tante e con orgoglio possiamo dire che i risultati sono stati ottimali. Nel nostro piccolo abbiamo organizzato appunto questi eventi che ci hanno consentito di raccogliere dei fondi con i quali abbiamo effettuato degli acquisti da destinare all'ospedale pediatrico, reparto oncologia pediatrica degli ospedali riuniti di Reggio Calabria. Abbiamo acquistato appunto con il ricavato dei vari eventi dei carrelli portavivande e poi abbiamo devoluto degli assegni proprio per consentire appunto sempre all'AIL l'acquisto, diciamo, di beni di prima necessità per sempre destinati ai bambini. Quindi l'ADSPEM e AIL insieme. Esatto, abbiamo scelto di creare questa sorta di collaborazione e cooperazione che ci ha consentito di avere degli ottimi risultati. Come ai 20 appunto abbiamo concretizzato la tombolata, mi pare sia stata organizzata per il 6 gennaio del 2015, sì. E poi quest'anno ci sarà nuovamente? Allora ci sarà la tombolata e proprio in anteprima, perché è una, come dire, una scelta che quindi è nata anteprima noi... la tombolata è un altro importantissimo evento che verrà sicuramente realizzato il 26 di dicembre, un concerto di alto livello. Quindi prendete nota, il 26 dicembre. Dicembre, e poi i dettagli ovviamente saranno resi noti, pubblicizzati e quant'altro. Quello che mi preme dire appunto è che ci saranno degli artisti di un certo spessore e sarà una serata speciale. E poi quest'estate abbiamo organizzato un evento bellissimo che ha avuto un'ottima riuscita, la serata del donatore è stata, ecco, parliamo proprio di questo evento. Di questo evento, diciamo che credo sia uno dei primi della nostra realtà melitese. Noi come ADSPEM, associazione della quale sono orgogliosa di fare parte, perché ho trovato accanto a me delle persone speciali, meravigliose. Devo mi corre l'obbligo di citare Pinella Zarà, di citare Lucia Mangeruca, Franca Carrabotta, che sono delle persone instancabili e che danno un supporto e una vivacità all'associazione bellissima. E poi per l'evento che avrà luogo pomeriggio devo appunto riconoscere un ruolo particolare al dottore Ceravolo, che veramente ha speso molte energie per far sì che questo evento si realizzasse. Ecco, a breve lo avremo come nostro ospite, sì, e spiegherà ampiamente quello che accadrà. Ritornando alla serata del donatore che abbiamo organizzato per il mese, è stato effettuato nel mese di luglio del 2015 e abbiamo dedicato noi come associazione questa serata ai nostri donatori. È stata una serata bellissima, molto partecipata. Ecco, quello che io noto anche da semplice visitatrice o comunque che frequento l'ADSPEM, vedo che c'è molta allegria.
sì. Quello che si vede, beh, che poi traspare. Che traspare è proprio l'allegria che si respira durante le manifestazioni. Guardi, io ho un'esperienza, come dire, di vita che mi ha consentito di, come dire, di valutare molte situazioni. Nell'associazione quello che sto vivendo, che stiamo vivendo, è quello, appunto, questa sorta di partecipazione allegra e questa voglia di fare che solo persone speciali possono avere. E io mi sento di dire, è giusto dire, che le persone che appunto fanno parte di questa associazione sono delle persone speciali che danno l'anima per gli altri. Ecco, questa è lo spirito che ci anima. Quindi prima parlavamo di mission, di obiettivi da raggiungere. Sicuramente l'ADSPEM, oltre a sensibilizzare la cittadinanza alla donazione del sangue, è quello di trasmettere questa unione, questa coesione che è fondamentale tra tutti, in modo tale che appunto si possa raggiungere, certo, determinati obiettivi. Certo, perché è lo scopo insito dell'associazione. Le associazioni sono tali se e solo ci sono persone lasciando da parte gli egoismi, le arbitrarietà, lavorano e vanno avanti con lo spirito di solidarietà e di socialità. È la socialità che ci anima. E oggi, mi creda, è molto difficile essere animati da questo spirito, proprio nel contesto in cui stiamo vivendo, nel momento in cui storico in cui stiamo vivendo, è difficile trovare delle persone che vivono e lavorano per gli altri. Ecco, lei ha toccato un punto molto importante, la socialità. Sicuramente trovare un punto d'accordo è veramente difficile, però sicuramente nel riuscire a trovare anche delle mission da combattere insieme, anche con, certo, dice un detto, le menti affini si incontrano sempre. Ma l'ho detto prima, non è presunzione, siamo delle persone animate, innanzitutto bisogna essere intelligenti prima di tutto per come dire, concretizzare delle cose per gli altri, e quindi lasciare da parte quelli che sono gli egoismi ed essere animati da questo spirito di come dire, di collaborazione, perché associazione è anche collaborazione, cooperazione, e quindi trovare dei punti di incontro con gli altri. Un pensiero largamente condiviso anche dalla vicepresidente, sì, Alessia Zarà. Ha detto proprio il termine corretto, collaborare. Spesso io, come anche la presidente, la dottoressa Daniela Gangemi, siamo assente delle riunioni o anche al pre-organizzativo, ecco. Ma io sono sempre tranquilla di questo, anche se non ci sono, perché so che dietro ci sono delle persone con delle spalle grandi, delle spalle forti, delle persone che lavorano e, come appunto diceva Tina, collaborano, che è la cosa più bella che un'associazione ci possa essere, perché senza la collaborazione non penso che gli obiettivi non vengano raggiunti. E se noi ad un anno e mezzo siamo ancora qui con le donazioni, con eventi e carichi di energia, e soprattutto per la bella atmosfera che si respira nell'associazione, e ovviamente per i donatori che ogni volta incontriamo, e sono anche loro stessi che ci danno la carica e la voglia di continuare. E a proposito di energia, mi viene da pensare a tua madre, la signora Pina Zarà. Carica l'energia è sempre una mina vagante, ecco. Oserei dire un vulcano. Quindi la fiducia, l'unione, la coesione, l'associazionismo, la socialità sono degli obiettivi e degli ingredienti fondamentali che troviamo all'interno di ADSPEM. Poi un'altra iniziativa molto importante che è avvenuta nei mesi scorsi è stata a Rugudi, con, sì. Ecco, ne parliamo. Sì. Praticamente abbiamo deciso di offrire una giornata diversa alle ragazze madri di una struttura di Reggio Calabria, che per questione di privacy ovviamente non sto a indicare, a precisare. Abbiamo trascorso appunto questa giornata con delle ragazze madri, con i loro bambini, abbiamo dedicato del tempo a loro con dei giochi, abbiamo offerto del privacy
pranzo, e sono, questa iniziativa è stata molto, molto apprezzata, credo che sia in pentola, ovviamente ormai con l'anno nuovo, una giornata appunto con magari delle diversità, cioè delle cose nuove rispetto a quello, diciamo, che abbiamo già organizzato, giusto per rimanere nel tema di nell'argomento al quale noi teniamo e che intendiamo portare avanti, quello di spenderci per il prossimo. Ecco, questo è il principio che ci anima. Quindi la convivialità è, esatto, fondamentale. Condividere. Ecco, e condividere. Quindi, ecco, da questo punto di vista è bene, ecco, ricordare quelli che sono le parole che abbiamo detto prima: fiducia, condividere, unione e coesione e socialità. Certo. Solo così si può andare avanti, e solo così nel piccolo. Ovviamente noi non crediamo, cioè, di poter trasformare il mondo, eccetera, però nel piccolo riteniamo di... è una goccia in mezzo all'oceano, le nostre iniziative sono delle gocce in mezzo a un oceano, e prima o poi le gocce riempiranno l'oceano, che dice lei? Sicuramente sì, sono ottimista nel credere che sempre quando ci sono delle iniziative del genere, anche di un certo spessore, che coinvolgono la cittadinanza e che poi portano avanti dei valori fondamentali, qualcosa ovviamente si riesce sempre a raggiungere. E a raggiungere. L'importante è l'unione. Buongiorno. Bonjour. Buenos dias. Good morning. Gran mattino. Il buongiorno di Studio 95. Gran mattino. Parliamo dei AdSpam, sezione Merito Porto Salvo. I nostri microfoni, il vicepresidente AdSpam, Alessia Azzarà. E prima insieme a noi c'era l'avvocato Annunziatina Floccari, consigliere AdSpam, e adesso c'è anche il dottore Santo Ceravolo, consigliere della sezione AdSpam Merito Porto Salvo. Buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie per avermi invitato a dire anche la mia in merito alle iniziative della nostra associazione, che credo, come già è stato sottolineato negli interventi precedenti, sta cercando di colmare una lacuna importante nella nostra realtà. Ecco, ne parliamo nello specifico. Parliamo di lacuna, cosa intende? Nello specifico mi piace fare riferimento a quella che la nostra, come si è sfiorato prima il problema, della nostra realtà conosciuta dai più come realtà grecanica, che è una realtà fatta di contraddizione, in cui non sempre viene perseguito l'interesse generale e in cui non sempre tutti gli attori giocano il ruolo che sono chiamati a svolgere. Ed ecco allora che quando c'è una carenza delle istituzioni diventa importante, forse insostituibile, il ruolo del volontariato. Perché il volontariato, noi nel caso specifico ci occupiamo di un settore particolare, è quello della donazione, della raccolta del sangue, donazione raccolta. Però è chiaro che ci sono, come tutti i nostri ascoltatori sanno, ci sono altre realtà che si muovono su altri settori, e anche a questi va riconosciuto il ruolo vicario che svolgono egregiamente. Ecco, prima parlavamo di supporto istituzionale, quindi viene ancora una volta fuori l'unione. Deve essere fondamentale perché si possa ottenere determinati obiettivi, tutti i tasselli di un puzzle devono essere uniti. Eh sì, questo è certamente il dato di fondo, cioè noi speriamo che anche con questo nostro tra virgolette piccolo sacrificio si riesca a dare il contributo per portare una normalità di cui tutti sentiamo il bisogno. Ecco, ecco, di normalità, che sembra una parola normale, quotidiana, però è nella normalità che avvengono le vere rivoluzioni. Sì,
diciamo che forse il termine rivoluzione può apparire eccessivo, però noi sappiamo che stiamo parlando di rivoluzione culturale, quindi i vari soggetti che ci stiamo confrontando e che siamo qui per un confronto che riguarda la cultura, il modo di stare nella società, il modo di regolare i rapporti tra i soggetti di una comunità e anche quello del bisogno di soddisfare il bisogno di salute, credo che sia una delle istanze maggiori che vengono da parte della società, perché nel bisogno di salute siamo, per fortuna, come diceva Totò, c'è la livella, siamo tutti uguali, quindi di fronte al bisogno diventiamo tutti uguali e questo ci spinge anche a guardarci dentro. Ecco, il diritto alla salute deve essere unanime, deve essere un qualcosa che riguarda tutti ed è un diritto, come ho detto prima, e sicuramente la sensibilizzazione, la promozione di determinate iniziative come quella dell'ADSPEN fa sì che si raggiungano determinati obiettivi e quello è anche di coinvolgere la cittadinanza. Questo prima vicepresidente Alessia Azzarà parlava di coinvolgere i giovani. Assolutamente sì. Ecco, ed è fondamentale a questo riguardo che i giovani siano partecipi a questo. Partecipi, sì, tutte le fasce d'età ovviamente, però i giovani in particolar modo, perché sono il futuro, quindi è bene continuare ad informare, è bene continuare a cercare di coinvolgerli il più possibile. E anche con l'evento di quest'estate, un torneo per la vita, siamo stati vicini a quello che è un tema importante anche tra i giovani come lo sport, quindi abbiamo cercato di affiancare l'ADSPEM, il volontariato, a un tema così caro. E quindi continueremo a farlo. Sicuramente il tassello fondamentale è proprio l'informazione, proprio perché ancora ci sono magari delle perplessità, quindi nostra intenzione sarà di continuare questi incontri, continuare gli incontri anche, cercare di poterlo fare all'interno delle scuole e quindi a quello che sarà nel futuro. Ecco, ringraziamo anche tutti i soci dell'ADSPEM. Assolutamente sì, come appunto prima diceva Tina, sono da ringraziare perché è una squadra speciale. Io quindi ringrazio, partendo da lei, quindi ringrazio infatti l'avvocato Tina Floccari, la dottoressa Franca Carrabotta, Lucia Mangeruca, Lina Ieria, Pina Zarà, il dottor Ceravolo, la dottoressa Cavallaro, la dottoressa Scrivo. Sono un bel gruppo, un gruppo molto forte, che è proprio quello che ci porta avanti e che continuano nell'organizzazione di tutti gli eventi durante l'anno. Parliamo dell'evento che avrà luogo questo pomeriggio. Sì, l'evento di questo pomeriggio, però non mi esime da dire quello che volevo dire all'inizio della nostra chiacchierata, cioè il dovere di ringraziare proprio Pinella Costantino per avermi dato l'opportunità di collaborare in questa opera dell'associazione, che non dimentichiamo è intitolata alla buon'anima del generale Michelangelo Azzarà, che ho avuto modo di conoscere e di cui ho apprezzato veramente moltissimo l'umiltà e lo stile, un vero esempio a cui io, insieme ad altre figure, spesso mi ispiro nella mia quotidianità, perché nonostante la differenza di età, che poi non era eccessiva, però il suo modo di confrontarsi, di dialogare, di spingere a far progredire il nostro territorio, mi è rimasto come esempio. Lo dico non per un fatto di circostanze, perché siamo qui, però è giusto dare, e noi a volte non lo facciamo, perché una delle nostre pecche, le nostre latitudini, è anche quella di non saper valorizzare le figure che ci capita di incontrare. Quindi mi piace in questo momento sottolineare. Ti do ampiamente ragione. E poi per dire che tutto il gruppo, io naturalmente faccio riferimento a Pinella per avermi coinvolto, perché io vi dico la verità, ero molto restio all'inizio per esperienze, ma non perché, io guardo al prossimo con molta fiducia, però pensavo che si trattasse di una delle solite iniziative che vengono messe in campo per avere un po' di visibilità. Invece ho sperimentato in questo periodo che veramente lei è un gran capitano,
cioè noi ci capita di vedere nel campo mondo sportivo esoneri, cose, però per quanto mi riguarda Renella è confermata, perché il campo che dice che lei appartiene a una categoria speciale sono quelle persone che credono in quello che fanno, e per dirla poi in termini forse possono sembrare eccessive o meno, e lei è una delle persone dotate di carisma, perché noi vediamo che anche se siamo soci dentro la cosa, però il 99%, non me ne voglia la vicepresidente, la presidente, nell'avvocato Floccheri, ma il 99% si deve a lei, che quotidianamente è un pungolo, e anche per questo convegno che stiamo per realizzare sicuramente senza la sua determinazione non saremmo arrivate a organizzarlo. Ecco, noi siamo arrivati alla conclusione di questa intervista, però che ha messo a punto quello che è la mission dell'ADSPEM sezione Merito Porto Salvo, che la fiducia, la socialità, la coesione, l'unione può portare al raggiungimento degli obiettivi. Sicuramente quello che sta facendo l'associazione evince quello che voi avete detto questa mattina. Io ringrazio la vicepresidente Alessia Zarà. Noi vi ringraziamo e ti ringraziamo soprattutto per l'opportunità che ci avete dato, perché l'informazione parte anche da questo, quindi grazie. Grazie. L'avvocato Floccheri, da consigliere della sezione ADSPEM, e il dottor Ceravolo, consigliere ADSPEM Melito Porto Salvo, che niente, volevo in chiusura, mi pare che stiamo andando alla chiusura, e sottolineare che la grande sinergia che c'è stata in questa occasione tra il volontariato e le sensibilità dell'azienda ospedaliera di Reggio Calabria, con in capo il commissario il dottor Franco Benedetto e il direttore sanitario aziendale il dottor Edoldo, che probabilmente modereranno questo il nostro convegno, ma anche bisogna sottolineare l'entusiasmo con cui il dottore Volpe, che è il direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia vascolare dell'azienda, insieme ai suoi collaboratori, il dottore Alberti e il dottore Putrupi, hanno colto l'occasione per mettere per la prima volta, comunicare all'utenza dell'intera provincia delle novità molto importanti, perché è vero che noi parliamo di raccolta del sangue, però noi sappiamo che il sangue è un tessuto molto eterogeneo, le cui componenti hanno azione anche individuale, tra virgolette. Quindi stasera sarà un'occasione per la cittadinanza di apprendere delle novità direttamente da chi sperimenta, e questo per le nostre latitudini è una gran cosa. E poi l'ultimo, che è l'obbligo di ringraziare, anche poi ci sarà il dottore Bruno Martino, ma anche il dottore Pellegrino Mancini, che è il direttore generale del centro trapianti regionale, perché noi stiamo parlando di un campo della donazione, che è quello della donazione del sangue, che è la prima che conosciamo in sanità, però negli anni le cose, voi lo sapete, la cittadinanza lo sa, sono andate molto oltre, per cui noi abbiamo ora la donazione di organi, i trapianti, e il fatto che ci sia nella nostra regione un centro in grado di avere una lista tra i potenziali utenti, che fa svolgere tutti gli accertamenti in modo adeguato per arrivare in questo caso veramente a restituire la vita ai soggetti, è un fatto che va riconosciuto, e anche la grande professionalità del dottore Mancini sicuramente sarà apprezzata. Dunque un plauso a tutti i soci dell'ADSPEM sezione Merito Porto Salvo, e un grande saluto a coloro che sono in questo momento alla lavorazione, quindi all'organizzazione dell'evento che sarà oggi pomeriggio 16:30 nella sala convegni all'ex mercato coperto a Merito Porto Salvo, nel convegno Sangue e Vita, donare per guarire. Io vi ringrazio, i nostri microfoni sono sempre disponibili alle vostre iniziative, e alla prossima. Grazie. Buongiorno. Bonjour. Buenos dias. Good morning. Gran Mattino, il buongiorno di Studio 95. Gran Mattino. Gran Mattino.